Pani Amaro, la coltivazione del frumento nei latifondi della Sicilia interna, un'analisi approfondita e ragionata di un legame lungo migliaia di anni, quello tra la terra e chi la cura e ne ricava nutrimento, partendo dall'osservazione minuziosa della coltivazione tradizionale, quindi priva di macchine agricole, del frumento in Sicilia. C'è tutto questo ed altro ancora nel libro scritto dal Salvatore Nicosia, professore emerito all'Università di Palermo, presentato ieri nei locali della libreria Mondadori di Gela. L'autore espone con chiarezza la travagliata storia di un angolo d'Italia in cui i rapporti sociali di produzione sono rimasti attardati fino a tempi relativamente recenti, con il supporto di un ampio catalogo di immagini. Con Nicosia ne ha discusso il professore Liborio Mingoia. Io avevo memoria di un mondo che ormai non c'è più, che è tramontato completamente, e volevo lasciare la memoria di questo mondo. Volevo cioè che ci fosse... le generazioni future sapessero che cosa significò vivere e produrre pane in queste zone, nella provincia di Caltanissetta, all'interno della Sicilia, una fatica enorme, una condizione di vita dei servi della gleb. E io ho raccolto 160 fotografie, una documentazione unica che non esiste in nessun altro libro, perché volevo conservare la memoria di questo mondo. Volevo descriverle perché i miei figli non ci credevano più a quello che dicevo, che raccontavo io. Allora ho cercato le fotografie, mi sono dovuto documentare per farglielo vedere. Che fossero sistemi di coltivazione antichissimi, si è visto quando io ho cominciato a mettere accanto alle fotografie della coltivazione del frumento tradizionale, e degli anni 40-50 ho messo le fotografie delle pitture egiziane del 3000 a.C. Erano esattamente gli stessi gesti, gli stessi movimenti, gli stessi strumenti. Penso che la terra sia la via obbligata, perché la saturazione e i danni dell'industrializzazione e dell'estrazione di idrocarburi. La terra in realtà è una grande risorsa, naturalmente non con i metodi di un tempo, si vogliono metodi nuovi, non invasivi, non distruttivi della terra, ma soprattutto perché coltivare è un grande insegnamento di vita.